Project in collaborazione con Callaway Golf Italy. E in rappresentanza il Fitter Italia, Mattia Martinelli, vi introducono le puntate sul fitting. Ciao a tutti, Golf Project, Paolo Battistini, Alessandro Pizzi, Mattia Martinelli. Perfetto, siamo a Castello di Tocinasco al centro fitting della Callaway e Mattia è responsabile italiano del fitting della Callaway e ci spiegherà oggi come funziona. Mattia, spiegaci. Esatto, il fitting oggi è fondamentale per avere un'attrezzatura che ci dà una mano nei colpi sbagliati, che ci dà una mano nei colpi giusti, a qualsiasi livello. Per chi comincia è normale e giusto avere un bastone che ci dia una mano a colpire meglio la pallina. Nei giocatori più esperti lavoreremo molto di più sul volo di palla, sulle curve del volo di palla, sull'altezza, sullo spin e quant'altro. Ma uno come fa a prenotare un fitting? Vada sul rivenditore di fiducia, tramite la nostra sede in Inghilterra, può prenotare direttamente la sessione di fitting e viene qui direttamente a Tocinasco, tutti i giovedì dalle 9 fino alle 6. Ah, fantastico. E quindi arriva Tizio, Caio, Sempronio, portano la sacca, cosa fa? Come fanno? Portano la loro sacca, testiamo i suoi bastoni e poi gli faccio provare qualcosa che sicuramente andrà meglio. Mattia, ma io qua ho una testa in mano, l'ho presa prima, mi sembra rotta, invece non è rotta questa testa. No, questa serve a noi per assemblare testa e shaft, pesi diversi, graffiti, acciai in base alla tipologia del giocatore. Fantastico, quindi potete fare il... Possiamo fare tutto quello che vogliamo. Possiamo trovare tutte le combinazioni che vogliamo. Basta avvitarlo. Ci vogliono pochi secondi, avete il bastone giusto su misura per voi. Ci mettiamo un attimo ad assemblare un bastone per vedere le caratteristiche che sono l'high e lunghezza dello shaft e tipologia di testa. Perfetto, quindi uno arriva e gli fai le misure, lo misuri subito. Misurazioni statiche e dinamiche. Perfetto. Dai, facciamo subito. Te allora, al lavoro, sotto. Hai qualche cavie, come vuoi. Perfetto. Lei. Allora, misurazione statica, altezza del giocatore e distanza da terra dell'attaccatura del polso sinistro. Altezza 1,82. Dichiarato. Polso a terra 92. 92. Quindi avrete sicuramente la vostra bellissima tabella di, potete vedere, metri fitting chart e in base a 1,82 92 2. Siamo su uno standard come lunghezza e 2 gradi upright come l'hai. Benissimo. Perfetto, quindi Mattia inizierà da questa misurazione standard a fare una prova dinamica sullo swing di Ale. E quindi la vogliamo vedere sta prova? Andiamo Ale. Vai. Perfetto. Ok Alessandro, adesso fammi vedere qualche colpo. Tiriamo in direzione del 200 e lavoriamo sulle medie. Benissimo. Aspetta, un po' a sinistra. Cosa cerchi dal tuo volo di palla? Ma un volo di palla non troppo alto, però che quando batti in green si ferma, quindi con lo spin ok, quindi un pochino adeguato. Più di spin e magari anche più precisione. Esatto, sì, non voglio che va a sinistra assolutamente la mia pallina. E questa per esempio per i miei gusti è troppo alto di volo. Va bene, allora troviamo uno shaft che ce l'abbassi e un tipo di testa che ce la tenga un pochino più in mezzo. Vediamo, direi che possiamo dal ferro del bastone che stai giocando tu, che ha un po' di offset della faccia del bastone. Cos'è l'offset? È il ritardo della faccia del bastone rispetto allo shaft. Quindi okay, andremo a prendere un bastone che appunto ne ha di meno, l'apex, con uno shaft di acciaio sicuramente per la tua velocità e non troppo pesante. Tu in settimana giochi tanto? No, non gioco più tanto come una volta, quindi non vorrei un bastone troppo pesante. Ecco, bravissimo, proprio per questo motivo un bastone leggero che nell'arco di 18 buche, quindi 6 ore di gara, a me interessa che tu parti con una certa prestazione fisica e arrivi con la stessa, esatto, non sì, ti stanchi. Questo è importante, arrivare anche alla 18 che fai un colpo che sei non stanco. Bravissimo, quindi faccia del bastone con meno offset, shaft non troppo pesante, un KBS 100 grammi, stiff. Ok. Facciamo qualche colpo. Il volo non era male, mi piaceva. Non male il volo, abbiamo diminuito di 2000 giri lo spin. Beh, mi parte più tesa, mi piace. Vedendo il volo di palla probabilmente abbiamo tolto anche un po' di spin. Adesso vediamo anche la conferma dal Trackman. Esatto, 6003 contro gli 8000 di prima, quindi 2000 giri in meno ci fanno fare più strada e nella media probabilmente riusciremo anche a tirare una più dritta. Mi piace anche vedere la faccia quando è appoggiata a terra più dritta, senza offset. Perfetto. Sì, sì, mi piace molto di più. Mi sembra anche un volo molto più penetrante, più fermo, come dicevi tu. Questo nel vento è una palla che rimane molto più ferma e avendo poco effetto laterale
tiene una traiettoria molto più dritta. Infatti anche come distanza ci siamo. Sì, infatti molto meglio. Abbiamo un po' di distanza. Mattia. Questo è un fitting. Questo è fare un fitting. Possiamo tranquillamente venire a Tolcinasco, prenotare la sessione tramite rivenditore di fiducia. Tutti i giovedì qui vi aspetto. Ragazzi, questo vi abbiamo fatto vedere come funziona una giornata di fitting, ve l'abbiamo fatta molto veloce, potrete farlo sul driver, sui ferri, sui wedge, tutto quello che vi serve. E Mattia, ripetiamo un po' com'è che si fa a prenotare. Andate dal vostro rivenditore di fiducia, prenotate una sessione di fitting tutti i giovedì qui a Tolcinasco, vi aspetto. Perfetto. Benissimo, quindi da Castello di Tolcinasco, dal centro Fitting Callaway, Golf Project, Alessandro Pizzi, Paolo Battistini, Mattia Martinelli. Perfetto.